Quaderni di Maria Valtorta, 1943, 7 ottobre. Dice Gesù: o tu che piangi perché la separazione ti è penosa e ti pare totale, pensa a ciò che ti dice Gesù e vedrai che essa è separazione non totale e che il dolore diminuisce. Il mio apostolo dice una parola ispirata, alla quale solitamente viene dato significato riferentesi solo ai viventi della terra, ma ne ha uno più ampio e profondo, che io svelo a tutti voi, figli che piangete, a voi tutti dolenti che soffrite per la morte di un vostro diletto. Colui o colei che ora sono morti non si nutrirono forse del sangue mio e della carne che si è fatta pane agli uomini? E se se ne nutrirono, la virtù del sangue e della carne del vostro Salvatore non permane forse in essi anche oltre la morte? E che fa la morte umana rispetto allo spirito sovrumano? Ha forse potere la piccola morte di separare da me, che vivo eterno, parti delle mie membra, solo perché esse sono morte sulla terra? E voi non vivete forse in me, costituendo quella parte del mio mistico corpo che vive sulla terra? Non sono forse queste verità inoppugnabili? Sì che lo sono. Sappiate voi tutti che piangete per il dolore di un lutto recente, che colui che piangete non è morto, ma vive in me. Sappiate che il medesimo pane che vi ha sfamato l'anima mentre eravate uniti sulla terra mantiene la vita e la comunione fra i vostri spiriti viventi quaggiù e i trasumanati viventi in me. Nulla può fare la piccola morte di male agli spiriti immortali. È la grande morte quella da temersi, quella che veramente vi toglie in eterno un vostro parente, un vostro coniuge, un vostro amico. La grande morte, ossia la dannazione dell'anima, la quale separa realmente da me cellule del mio mistico corpo cadute in preda delle cancrene di Satana. Ma per coloro che sono morti nel mio nome e che hanno nutrito in sé la vita dello Spirito con il cibo eucaristico che non perisce e che è sempre preservazione dalla morte eterna, ah no, per essi non c'è da piangere, ma da giubilare, perché essi sono usciti dal pericolo di morire per entrare nella vita. Pensate che ben difficilmente chi si è nutrito di me può essere fratello di Giuda, simile a lui al quale il mio pane non fu vita ma morte. A seconda della loro capacità di assimilazione spirituale, il mio pane, ossia me stesso fatto cibo per dare agli uomini la forza di conquistare il cielo e la moneta per entrarvi, darà ad essi una più o meno sollecita entrata nel regno della gloria, ma nel 99% dei casi dà sempre la salvezza del. Non piangete perciò, genitori senza più figli, coniugi senza più conforti, coniugi senza più consorti, orfani senza più genitori. Non piangete. Come la madre del Vangelo, io che non mento mai vi dico non piangete. Credete in me. Io vi renderò l'essere che amate, ve lo renderò in un regno dove la triste morte della terra non ha accesso e dove l'orribile morte dello spirito non è più possibile. Non piangete, su voi tutti scenda questa speranza che è fede e la mia benedizione. Beh, questo è un brano molto bello dove Gesù ricorda delle cose che per noi figli di Dio dovrebbero essere abbastanza ovvie, ecco, ma specialmente in certi periodi come quello che stiamo vivendo sembrano diventare un pochino obsolete. Quindi per noi figli di Dio, come ci siamo detti anche oggi pomeriggio durante il catechismo degli adulti, dove si parlava, ecco, della cosa che Gesù ha accennato, è l'unica cosa che c'è da temere gravemente, è la dannazione dell'anima, cioè la morte dell'anima, non la morte del corpo. La grande morte la chiama Gesù la dannazione dell'anima, la seconda morte la chiama il libro dell'Apocalisse. Ma la seconda morte quando è che capita? Quando c'è peccato grave. Cioè immaginiamo, no? Se tu
tutta la paura che c'è adesso in giro, ecco, di contrarre una malattia mortale, per carità, nessuno insomma vuole minimizzare, ma neanche troppo, come dire, enfatizzare questa situazione drammatica in atto, ma pensiamo che ci fosse altrettanta paura e quindi altrettanta cura, no? Questi contagi, le cose, le quarantene, le mascherine, no? Allora, la domanda sorge, ma quanti esseri umani fanno attenzione a non contagiare l'anima, perché questo è un contagio molto pericoloso, col peccato che ti porta dritto all'inferno. E non è dire, sì, tu stai a pensare al peccato, qui la gente sta a morire, stai a pensare al peccato. Cioè, ti do i miei cari, no? La morte corporale, dalla quale nulla uomo può scampare, insomma, diceva San Francesco, insomma, tanto in qualche forma verrà a bussare alla porta del nostro cuore, quindi della nostra. Questo è sicuro, questo qui, quindi il tempo, il modo, la forma, sono, come dire, realtà abbastanza secondarie, diciamo così, contingenti. Ma la cosa seria è che la morte ci trovi pronti. San Francesco nel Cantico delle Creature alla fine dice: guai a quelli che ritroverai in peccato mortale, invece beati quelli che morranno in grazia di Dio, perché a questi la seconda morte non farà alcun male. E questo è quello a cui dobbiamo fare estrema attenzione, che non ci voglia la seconda morte. Allora, la coscienza, insomma, di molti in momenti come questi, fermo restando, per carità, la doverosa, come dire, certamente necessaria prudenza e accortezza che si deve avere, che nessuno vuole minimizzare. Però, ecco, bene sarebbe che ci fosse una circostanza di prova, anche un'occasione per farsi qualche domanda, no? Che ci fa anche capire, guardate, sto leggendo dei libri molto belli e che consiglio, insomma, soprattutto i libri del Cardinal Sarà, ormai si fa sera il giorno poggio al declino, o anche quello che ha scritto a due mani, con Benedetto XVI, e lui continua ad insistere e dice bene che il grosso problema di questo mondo, proprio l'eclissi che c'è in atto, è l'eclissi di fede, non c'è più la fede. Ma se non c'è più la fede non c'è più niente, non c'è più la carità, non c'è più l'amore di Dio, non c'è più l'amore del prossimo, non c'è più niente. E non essendoci la fede, chiaramente, no? Cioè, qual è la differenza che c'è tra una pandemia e questi discorsi che abbiamo fatto? Se tu vedi una pandemia, ti vedi morti davanti agli occhi, d'accordo, contagiati, quindi sono cose che impressionano la nostra sfera sensibile. Invece la morte dell'anima, una persona che vive in peccato mortale, in stato di dannazione, anche se non lo sa, nessuno vede niente, insomma, no? Anche quello che succede dopo la morte. Che succede dopo la morte, se uno andrà dall'inferno, noi mortali che rimaniamo qui non ne sappiamo nulla, quelli che vanno di là non possono tornare a raccontarcelo, e quindi sembra tutto tranquillo. È la fede che, come dire, ci resetta nella modalità corretta, d'accordo? Il sommo male non è la morte corporale, sapete chi è che diceva che c'è? Questo lo dicevano i filosofi atei, d'accordo? Uno che è ateo, non c'è niente, è chiaro che il sommo male è la morte, perché la morte è la fine della vita e con la vita è finito tutto. Ma questo lo pensano gli atei, però, d'accordo? Non lo possono pensare i battezzati, insomma, adesso lasciamo perdere alte forme di santità, insomma, impegni di santità, di mille volontà e cose di questo genere. Un battezzato, una persona che è credente, non può stare orizzontato in questo modo così, così piccino, così ristretto, non è possibile. Quindi le circostanze, come dire, dolorose, drammatiche, quali quelli contingenti, sicuramente dentro l'economia divina, tra i sensi dolorosi ma comunque positivi che hanno,
è certamente il provocare qualche domanda alle coscienze. Ma tutta sta paura che ho, ecco, è, come dire, almeno in parte, come dire, condivisa con più serie paure, insomma, che dovrei avere, insomma, di vivere santamente, di non mettere a repentaglio la mia salvezza, insomma, di cercare di stare in grazia, eccetera, eccetera, no? Ecco, quindi anche noi, nel nostro piccolo, dobbiamo interrogare profondamente la nostra coscienza, la nostra realtà, perché poi ciascuno di noi sa le proprie reazioni. La cosa importante, io, è una delle cose che ho imparato, che raccomando, le cose importanti sono due, ecco, non perdere mai il contatto reale con noi stessi, il contatto reale con noi stessi, e quindi la capacità anche di interrogarci, di entrare dentro noi stessi, vedere quello che stiamo combinando, quello che stiamo pensando, quello che stiamo sentendo, quello che stiamo desiderando, quello che stiamo temendo, eccetera, eccetera. Dicendoci la verità, d'accordo? Perché noi stiamo sempre a pensarci, noi stiamo sempre a pensare a come giustificarci. Ma attenzione, non solo davanti al prossimo, non solo davanti al prossimo, davanti al prossimo è sempre l'intento principale, ma molte volte, e questo è più difficile discernerlo, non per un prete quando ascolta qualcuno, stiamo a giustificarci davanti a noi stessi, perché, ecco, io spero che qualcuno capisca e impari queste dinamiche perverse. Dentro di noi c'è sempre la coscienza che parla, che ci riprovera quando stiamo facendo qualcosa che non va. Ma poi c'è il nostro io che si difende, no, che deve trovare mille buone motivazioni, giustificazioni per giustificare lo status quo e per continuare a fare quello che sta facendo, dietro il quale poi molte volte, guardate che veramente la scrittura dice un barato un uomo nel senso qua un abisso, ci sono tante cose, tante cose, tante cose che ci portiamo dietro, complessi, frustrazioni, ferite, eccetera, eccetera. Io, se posso dare un consiglio da sacerdote, ecco, bisogna chiedere al Signore, ma proprio implorarlo in ginocchio, d'accordo? Che ci doni la luce, prima abbiamo sentito parlare nella meditazione dei misteri della luce, della divina volontà, e adesso cominceremo a vedere anche, noi tendiamo verso la Pasqua, la liturgia della luce. La luce per vedere dentro noi stessi, bene, ecco, per fare vedere, non fa niente che stiamo male, perché cioè, vedere certe cose, chi ha fatto un po' di viaggetti dentro se stessi, cari miei, non è un bello spettacolo, d'accordo? Però è assolutamente necessario. Altrimenti la nostra vita rimane sempre vita di poca sostanza. La meditazione che il nostro Signore ha suscitato questa mattina, insomma, no? La ricordiamo che l'ha sentita. Il diavolo non c'ha paura di chi prega, ma manco di noi che stiamo a fare la veglia fino alle 4 della mattina, non c'ha paura di noi. Se non c'è altro oltre a questo, non c'ha paura di chi si fa la comunione, non c'ha paura di chi va a messa, non c'ha paura di chi fa penitenze, non c'ha paura nemmeno di chi fa i miracoli. C'ha paura solo di chi fa la volontà divina, ma la volontà divina è una cosa seria, d'accordo? Non la fa nessuno, perché noi dietro tante cose stiamo sempre facendo la nostra volontà umana e dobbiamo smontarli, smascherarli tutti i meccanismi che stanno dietro il nostro agire. Tutti, e perché questo accade ci sta da tribolare, sicuro. E una delle motivazioni per cui ci giustifichiamo e vogliamo farlo è perché la nostra psiche a livello inconscio sa che se io mi faccio quella domanda in più, affronto quel problema in più, poi starò male, d'accordo? Semplicemente a vedere che c'è quel problema,
e per non stare male, via, e poi sto peggio. Vabbè, il resto speriamo che lo Spirito Santo sono sicurissimo che se una persona desidera veramente questo e lo chiede, proprio non c'è, anche tutte quante le cose io l'ho detto, no? In tante parti, ho detto pure alla fratelli stasera, in tante parti d'Italia hanno tolto la messa, e può darsi che lo fanno anche qui, se lo fanno sono il primo a obbedire, che non ci sono eccezioni, non entra nessuno. Ma accade una cosa di questo genere, chi si sta a pagare, non c'è più la messa, non c'è più la messa, non succede niente, dipende dalla volontà tua, no, è un provvedimento che ha preso l'autorità ecclesiastica, sì. Se ne prende la responsabilità davanti a Dio, certamente, è giusto o sbagliato, non sta a me giudicarlo, basta questo, quello che Dio mi chiede. Se non vado a messa non per colpa mia, ma perché mi ha impedito, una persona che ha la fede con la F maiuscola sa benissimo, il Signore gli farà arrivare a grazie di tutte le messe e le comunioni in un altro modo, perché non ce ne mani legate, non dipende dalla nostra volontà. Offrirò a lui il sacrificio di questa lontananza fino a quando Dio disporrà che questo dura. Fine, finito. Non succede niente, non succede. Ah no, ma la Madonna mi giugherà, ha detto che bisogna andare a messa tutti i giorni e fare la comunione tutti i giorni. Evidentemente in condizioni normali, sì, ma il discernimento dove sta? Cioè se un vescovo dice non si celebrano la messa, vediamo un po', dove sta la divina volontà qui? Vogliamo andare contro il vescovo? Vogliamo andare a corrompere un prete perché facciamo la messa di nascosto e ci andiamo da lui? Ma sarà gradita quella cosa al Signore? Ma può essere gradita? È chiaro che no. Cioè, questo discernimento, figlioli miei cari, oppure tutte le cose di questi giorni, andiamo ad andare a sentire che cosa ha detto Don X, che cosa, cioè io devo trincerare le mie scelte dietro qualche autorità. Padre X ha detto che bisogna fare così, no, Don Y ha detto che bisogna fare quest'altro, no, Don Z ha detto che bisogna fare quest'altro, capito? Ah, io però sto in confusione, devo ascoltare Padre X, Don Y o Don Z? Tu non devi ascoltare nessuno, devi pregare e devi sentire quello che dice la coscienza, non ti devi blindare o dietro come dire le parole di... Ho sentito quel sacerdote X che ha fatto questo discorso Y, lui dice di fare così, ma a me questa cosa io l'ho fatta, ma poi sono stato male. E chi te l'ha detto di farla? Chi te l'ha detto di farla? Chi ha detto che Don X deve sostituirsi alla tua volontà e alla tua coscienza? Dove sta scritto questo? Ma la domanda è perché io devo andare a cercare qualcuno dietro cui, come dire, da prendere in prestito come sostituto della mia coscienza, fosse anche la persona più autorevole di questo mondo? È una cosa fatta bene questa, vedete che significa interrogarsi, riflettere con calma, d'accordo, su tante questioni. Quindi io sto fuori, perché dico adesso come adesso cerca di avere questo qui, non lo troverà mai più, d'accordo, e perché compito di un sacerdote, compito di guida autorevole non è né sostituirsi a Dio dicendo Dio ti dice fai questo, ma per carità di Dio solo, ma né sostituirsi alla tua coscienza, cioè tu fai questo, è volontà di Dio che tu faccia questo. E compito di una buona guida è descrivere il problema, descrivere la situazione, prospettare possibili soluzioni, dopodiché la persona ci prega e ascolta quello che Dio nel cuore gli suggerisce di fare, prendendosene lui le responsabilità davanti a Dio di quelle che fa, non scaricandole a qualcun altro che decide al posto tuo, che tanto se decide male la coscienza ti rimorde lo stesso e non ti puoi far attappare la bocca né dal tuo io che si trova a mille giustificazioni né dalla presunta autorità di qualcuno che fuori di te ti dovrebbe tappare la voce della coscienza, ma tanto non te la tappa. Perché se stai facendo quello che non va bene, la coscienza continua ad abbaiare, a fare bau bau, per quanto tu la meni e cerchi di metterla a tacere, quella continua a fare bau bau.
Mamma mia, mezz'ora di cose, va bene, facciamo i misteri gloriosi che meglio. Però voglio indicare attenzione, queste sono cose importanti, molto più di quanto pensiamo. Penso che prove e circostanze di questo genere, se ben vissute, ben interpretate, ecco, veramente ci fanno fare dei buoni salti di qualità nella vita. Di fede vera, d'accordo, o di fede tarocca, ecco, e di divina volontà vera, non di divina volontà poetico o di facciata, o che si riduce a qualche invocazione, a qualche atto, a qualche fiat. Ce lo facciamo come i ragazzini del catechismo che mi dicono che dico sempre fiat, e invece ho la Peugeot, cioè, non ce l'ho la fiat, ecco, no? Quindi facciamo la, quindi non è soltanto fiat, ecco, è la divina volontà, per carità, queste sono cose importanti, ma la sostanza è ben altro, e questo deve essere chiaro ai nostri occhi.